Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Bene ragazzi, andiamo a vedere cosa è successo oggi al Setila all'Arena. Abbiamo giocato contro il Brescia e abbiamo vinto per 2-1. Quindi una partita difficile, era una partita difficile, come ha detto dal mister. Per vincere bisognava scendere in campo da leoni, 23 leoni. E così è stato. Perché alla fine i ragazzi subito dal primo minuto hanno spinto e hanno trovato subito la rete. Rete di Piccinini che porta in vantaggio i nerazzurri. Io direi che abbiamo tenuto il pallino in mano per tutto il primo tempo. È stato varie occasioni, abbiamo veramente sprecato tanto alla fine. Almeno un paio di occasioni dove potevamo essere comodi sul 2-0 alla fine del primo tempo. Un Pisa che oggi veramente ha lottato e ha lottato da ultra, come si suol dire. E veramente mi è piaciuta la squadra in tutto e per tutto. Siamo usciti in campo con il sottomodulo 3-4-2-1. Inzaghi bene, ma comunque poi andiamo a vedere. E si scende negli spogliatoi in vantaggio. Nella ripresa, purtroppo, Moncini su calcio d'angolo trova la rete e quindi il Brescia va in pari. Quindi c'è stato un po' di sofferenza a parte nostra, ma come era normale, perché io ho detto la squadra Brescia è forte, quindi di conseguenza insomma abbiamo sofferto un pochettino, ma alla fine abbiamo ripreso le redini in mano. Ci sono state le sostituzioni che hanno dato un bel apporto, anche Mlakar mi è piaciuto in certe occasioni. E niente, il nostro Matteo Tramoni segna la rete della vittoria, grandissima rete, e quindi il Pisa si riporta in vantaggio. Poi andiamo a vedere le contestazioni da parte dei bresciani per quanto riguarda la rete, fuori gioco, non fuori gioco. C'è un sospetto fuori gioco di Canestrelli, ma il VAR c'è apposta, è stata vista, rivista e rivista, e alla fine gol è stato convalidato, perché fuori giochi non ce ne sono, perché il VAR è lì apposta con tutta la tecnologia del mondo, e quindi alla fine se il VAR ha confermato la rete. Poi dicevano, io ho letto nelle varie testate del Brescia, Mlakar fuori gioco, ma cosa c'entra Mlakar? Casomai, vabbè, insomma, comunque è giusto per io. Nel senso, voglio dare, ecco, questo è il discorso. Qui dice, arriva la doppia nera azzurri, Tramoni riceve la palla in seguito a un appoggio di Piccinini, ma il VAR ha controllato una sospetta posizione irregolare di Canestrelli, quindi non c'entra assolutamente nulla Mlakar, fuori gioco Mlakar, ma dove l'hanno visto? Va bene, quindi casomai era quella di Canestrelli, ma alla fine il VAR ha confermato, perché tirando le linee, le varie righe, come si dice, fuorigioco non c'era, quindi c'è meglio del VAR su questi fuorigiochi. Io credo che non esista tecnologia al mondo che possa smentire quando vengono tirate le righe, voi sapete, no? Quindi se anche di un decimo di millimetro il computer te lo rileva. Quindi se dice di no, è di no, punto e basta. Cioè, quindi alla fine è inutile stare lì a fare polemiche, sono polemiche sterili che non portano assolutamente a niente. Pisa ha fatto una bellissima partita nel secondo tempo, alla fine poi insomma abbiamo sofferto un po' perché Mister Maran ha messo tutto in campo, quindi cioè, tutto quello che aveva di attaccanti, di centrocampista, ha buttato tutto dentro, ma non è stato sufficiente perché il Pisa ha contenuto direi al massimo benissimo le ripartenze, o comunque quelle che erano quello che ha cercato di fare Brescia, ma non è stato in grado di realizzare alcunché. Quindi i ragazzi sono stati super bravi, 23 leoni, ripeto. Io a questo punto direi sempre 6,5, nonostante la rete, io incolpevole per quello. Caracciolo 6,5, Canestrelli 6,5, Bonfanti io direi 7, Piccinini 6,
Marin 7, perché Marin, come al solito a centrocampo, è stato devastante. Abilgrad 6, Beruato 6 e mezzo, Tramoni 8. 8 a Tramoni, a Matteo, per quello che ha fatto in campo, per quello che alla fine ha realizzato, perché ha realizzato il gol della vittoria e così facendo ha dato la possibilità al Pisa di allungare ulteriormente sulla seconda, nell'attesa sempre dei due punti di Cittadella, perché voi lo sapete, no? Quindi sarà fatto ricorso, eccetera, eccetera. Ma diciamo così, stando adesso così le cose, il Pisa si trova a 14 punti e la seconda diretta inseguitrice a 11. Moreo 7, perché Moreo oggi ha fatto una bellissima partita. Bonfanti 6, e poi ci sono, diciamo, i subentrati, cioè, o meglio, le sostituzioni. Io darei tutto sufficienza piena, non sto lì a fare sufficienza piena. Inzaghi 8, oggi gli voglio dare 8 anche a 8 anche oggi a Inzaghi, perché ha saputo mettere in campo una formazione che ha dato la carica a questi ragazzi, ok? Ha dato la carica giusta, la preparazione giusta e non hanno, diciamo, sbagliato niente. Forse qualcosina sul gol del Brescia, però io alla fine non me la sento di dire ragazzi tutti bravi, può capitare, ci sta l'errore, però oggi ci siamo veramente divertiti. Un Pisa che ha dato l'anima, io credo, i ragazzi hanno dato tutto, così deve essere, così. Poi se veniva fuori il pareggio era pareggio, va bene, però alla fine i ragazzi io credo che abbiano dato il massimo, io almeno io così ho visto in campo. C'è sempre qualcosa da migliorare nella vita, è normale, no? C'è sempre qualcosa da migliorare, è chiaro, ma non me la sento nemmeno, perché alla fine oggi è stata veramente una bellissima partita. I ragazzi hanno saputo sfruttare appieno la possibilità del pareggio, l'hanno sfruttato, cioè la possibilità della vittoria, quindi hanno sfruttato, diciamo così, appieno tutte le occasioni. Qualcosa nel primo tempo sicuramente ci siamo mangiati, quello è chiaro, sono quelle cosette che andrebbero riviste. La partita, se la andiamo a vedere, noi abbiamo avuto la possibilità di chiuderla già nel primo tempo, sicuro, ma un 2-0 senza aver rubato niente a nessuno. E va bene, così non è stato, alla fine ci siamo fatti riacciuffare e alla fine i ragazzi hanno trovato la via della vittoria. Questo è l'importante. Al di là dei vari possessi palla, perché quella è fuffa. Cioè, alla fine è inutile. Io ho avuto il 76% di possesso palla. E con questo? Qui le partite non si vincono col possesso palla, se vi ricordate. No? Non si vincono il possesso palla. Le partite si vincono in altri modi. Va bene? Quindi questo è il discorso. E Inzaghi ha centrato, o meno, per adesso sta centrando l'obiettivo. Ma io credo che alla fine, diamo tempo al tempo, questa squadra deve ancora dire la sua. Perché secondo me è ancora in grado di crescere. Cioè, io vedo partita per partita una crescita. Una crescita in tutti i sensi, che poi alla fine, se andiamo a vedere, i giocatori sono, la maggior parte sono quelli, è stato fatto degli innesti, è vero, ma la maggior parte dei giocatori sono quelli dell'anno scorso. Questo è il discorso. Quindi, cosa c'era che non funzionava l'anno scorso? Semplice, no? Chi dirige l'orchestra, ecco fatto. Perché questo è, chi dirige l'orchestra deve essere un direttore d'orchestra come si deve. Questo è il discorso. Né più e né meno. Poi magari verrò smentito, non lo so, però io la vedo così. Bene, se vi è piaciuto questo video, pollice su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, e io vi ricordo una cosa: il Pisa resta e tutto il resto passa. A più tardi per il terzo tempo.